Il premio Oscar italo-argentino Luis Bacalov, che nel 1996 compose la colonna sonora del film Il Postino, l'ultimo lavoro dell'indimenticato Massimo Troisi, torna a Napoli. Il maestro salirà sul palco di Piazza del Plebiscito per dirigere per la prima volta a Napoli la sua opera Estaba la Madre, dedicata alle madri dei desaparecidos argentini durante la dittatura, a 40 anni esatti dal 24 marzo 1976, quando con un golpe Videla prese il potere in Argentina, macchiandosi del delitto di molti dei suoi avversari politici. In occasione della rappresentazione prevista per venerdì sera, Bacalov ha incontrato il pubblico napoletano ieri nella sala Chopin di Palazzo Mastelloni. L'evento è stato organizzato grazie alla collaborazione consolidata tra l'Accademia Musicale Napoletana con la storica ditta Alberto Napoletano Pianoforti, che ha ospitato l'incontro. Io ci ritorno sempre molto volentieri, ho molti amici, ho avuto tanti momenti di lavoro di tutti i tipi qua, per cui dopo in più per la vicenda del Postino sono anche molto legato a questa città per via di Massimo Troisi, eccetera.